era volutamente ricco. E tra gli obiettivi che c'erano rispetto a questa serata c'era anche questo. Quindi sottolineerei due cose appunto degli interventi che sono stati fatti. Il fatto che, anche per ciò che diceva Christian dei portuali, la realtà in cui viviamo è estremamente complessa. Non si può parlare di pace senza poter, cioè senza ignorando il tema delle migrazioni, il tema dell'ambiente, il tema dell'occupazione. Ed è quello che stiamo cercando anche di fare come mese della pace. Cioè, ci si chiede, ha senso parlare di lavoro, che ci sia un gruppo che parla di lavoro al mese della pace? Questa sera è un po' anche la risposta. Ha senso parlare di carcere? Evidentemente sì. E quindi appunto di mantenere la riflessione su un piano complesso, di non banalizzare i problemi, i fenomeni che ci sono, perché la realtà appunto è articolata, un po' come l'arcobaleno che è articolato in sette colori. E la seconda cosa è sulla formazione, quindi appunto abbiamo inviato persone estremamente competenti, tra l'altro tra il pubblico ce ne potrebbero essere altre che potremmo tenere un seminario di una settimana, penso solo con le persone che ci sono qua, e vedo che siete tutti molto pronti a farlo immediatamente. No, comunque noi ci tenevamo appunto a sottolineare l'importanza della formazione e che tra l'altro appunto io penso sul territorio di Varese abbia raggiunto un livello di elaborazione a livello anche teorico, no? Di conoscenza dei problemi molto alto, anche per la realtà che il territorio si trova a vivere, quindi la produzione, gli armamenti, la base NATO di Solgattolona. C'è una realtà associativa che si occupa concretamente di portare avanti certe lotte, ma è anche in grado di approfondire e comprendere i problemi, e questa è una cosa da cui dobbiamo prendere esempio. Quindi vi ringraziamo appunto per questi interventi. C'è una domanda di Laura? Sì. Grazie.